focaccia senza glutine e senza lattosio a lievitazione mista. Ho utilizzato il lievito madre di riso che mi avanzava. Prima di rinfrescarlo, ho aggiunto un pochettino di lievito di birra e voilà, una focaccia soffice come una nuvola, pronta in pochissime mosse. Non ho usato nessuno strumento particolare, tutto l'impasto è stato fatto a mano con l'ausilio di solo una ciotola e un cucchiaio e oggi vi mostro come l'ho preparato. Seguitemi in cucina. Ho tirato fuori dal frigo il lievito madre che non rinfrescavo da un paio di giorni, l'ho lasciato acclimatare per una mezz'oretta e poi l'ho versato nella ciotola. Ho aggiunto l'acqua, un grammo di lievito di birra così agevolavo la lievitazione visto che il lievito madre non è stato rinfrescato. Ho mescolato con un cucchiaio in maniera tale da fare sciogliere bene il tutto. Se usate la planetaria non c'è bisogno di fare questa procedura. Poi ho aggiunto il miele. E le due miscele che ho utilizzato per questa preparazione, qui sotto in info box, vi indicherò le marche che ho utilizzato, ma sappiate che potete utilizzare la miscela per pane che più preferite. Ho aggiunto il sale, non a contatto con l'acqua, ma a contatto con la farina, così il lievito non viene disturbato, e ho iniziato a mescolare con il cucchiaio. Io non ho tagliato nessun pezzo di questa preparazione, ho solo velocizzato un po' perché la preparazione praticamente è tutta qua, è fondamentalmente quasi finita, quindi basta perdere un pochettino di tempo perché si creano questi piccoli grumi che bisogna rimuovere, quindi bisogna insistere un pochettino fino a quando non si ottiene una pasta molto appiccicosa, molto morbida, ma priva di grumi. Una volta terminato, ho aggiunto l'olio. Io ho messo 2 cucchiai di olio. Io uso sempre olio d'oliva per queste preparazioni, ma poi usate quello che voi avete a disposizione. Quindi ho aggiunto l'olio e ho mescolato così con il cucchiaio vigorosamente per qualche altro minutino. Se siete interessati alla preparazione del lievito madre di riso, qui sotto in info box vi metto il link diretto al video che ho preparato tempo fa, dove trovate anche tra l'altro il link al post blog che è molto esaustivo, dove spiego un sacco di dinamiche, dove spiego l'intera preparazione, dove do risposte alle domande più frequenti, eccetera. Lo trovate qui sotto in info box, oltre che naturalmente sul mio blog. Una volta terminato l'impasto, ho versato abbondante olio d'oliva in uno stampo. Io ne ho utilizzato uno in alluminio di 20 cm. Ho unto bene sia il fondo che il bordo, ho versato il composto, ho versato l'impasto e con le mani unte ho livellato la pasta in maniera tale da ottenere uno strato il più omogeneo possibile, perché così si riesce a seguire bene la lievitazione. Anche se l'impasto è molto appiccicoso, vedrete che con le mani unte o con le mani bagnate si riesce a stendere perfettamente, si riesce a fare proprio uno strato molto liscio. Fatto questo lo si copre e lo si lascia lievitare fino al raddoppio. A seconda della temperatura che abbiamo in casa si possono aspettare dalle 2 ore alle 4 ore, dipende. Dovete sorvegliare la lievitazione, dipende anche dalla forza del lievito madre. Trascorso il tempo e una volta l'impasto ben lievitato, ho versato un po' di olio d'oliva e con le dita ho creato dei fori. Poi ho inserito dei pomodorini ciliegino che ho tagliato a pezzetti, ma potete usare quello che volete, la mia è soltanto un'indicazione, un suggerimento di condimento. Poi ho aggiunto anche del rosmarino e dell'origano e l'ho fatto cuocere nel forno. In realtà ho cotto questa focaccia nella friggitrice ad aria a 180 gradi, quindi friggitrice ad aria vuol dire in modalità ventilata, per circa 20 minuti o fino a coloritura.
Se usate un forno tradizionale, utilizzatelo ventilato e magari usatelo a 190 gradi perché la friggitrice d'aria è più potente, trasmette più calore. Trascorso questo tempo di cottura, voilà, ecco la focaccia che è bellissima, soffice come una nuvola. La stacco dallo stampo per evitare appunto di strappare la pasta perché ho utilizzato uno stampo di alluminio e non antiaderente e l'ho gustata. Guardate che morbida. Oltre ad essere carina, è veramente sofficissima e resta così per svariate ore perché ha un'idratazione comunque del 100%. È una focaccia molto idratata, ma come vi faccio vedere adesso, la mollica è sofficissima ma asciutta, ben alveolata. Se vi incuriosisce, provatela, utilizzate i condimenti che più vi piacciono, verrà bene in ogni caso. Potete anche non utilizzare condimenti, basta un po' d'origano, un po' di rosmarino e poi un po' di olio e siete a posto. Magari mettete un po' di sale grosso. È deliziosa, veramente deliziosa. Bene, la ricetta è finita. Se vi è piaciuta, lasciatemi un like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuna nuova ricetta senza glutine. Tutto ciò a voi non costa nulla, ma aiuterà la crescita del mio canale e mi incentiverà alla produzione di sempre nuove ricette senza glutine per voi. Grazie per la visione e per la condivisione. Alla prossima ricetta gluten free. Ciao!